فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك nelle competizioni europee. 415 presenze e 40 gol. Alvaro Morata è uno dei tre ex di questa partita, l'altro è Llorente e poi c'è Adan che però parte dalla panchina, così come lo stesso Llorente è arrivato questa estate proprio dal Real Madrid. Grande curiosità nel vedere João Félix. Diego Costa è alla sua quarta versione all'Atletico Madrid, sembrava essere in uscita, poi chiaramente le vie del mercato sono infinite. Mucha fuerza Marco sulle maglie del Real Madrid, dedicato a Marco Asensio che nella gara con l'Arsenal ha riportato la rottura del legamento e del crociato. Per lui praticamente stagione finita ancora prima di iniziare e ovviamente i suoi compagni non vogliono fargli mancare l'appoggio che servirà in questi mesi di grande sofferenza per tornare in campo. Infatti serve un grande in bocca al lupo, saranno momenti difficili, però logicamente il ragazzo è giovane, avrà tempo per rifarsi. Soprattutto João Félix va ad accentrarsi. João Félix, gran palla per Diego Costa che può anche tirare. Diego Costa, Sergio Ramos, subito il vantaggio dell'Atletico Madrid. La deviazione di Sergio Ramos manda fuori tempo Thibaut Courtois, non è passato neanche un minuto e l'Atletico Madrid è già in vantaggio. Mamma mia che partenza di questo Atletico, hanno aspettato, hanno temporeggiato subito, Lemar ha recuperato palla e subito sono ripartiti in quattro. Grandissima azione offensiva e grandissimo gol, anche se c'è stata una deviazione, però Diego Costa si è defilato bene, ha fatto partire un grandissimo diagonale. C'è stata la deviazione, certo, di Sergio Ramos, però è assolutamente, ma grandissima azione offensiva João Félix, grandissimo. Odriozola cerca di sfondare, sbatte però su Renan che riesce a... Palla per Alvaro Morata, eccolo l'ex di turno che entra in questo momento in area di rigore, l'appoggio sul secondo... Prendo Alvaro Morata che è posizione regolare, che occasione per lui. Morata contro Courtois, si allunga colpevolmente il... Press by two, Fernando. Siamo già dall'altra parte, Andrea Vinicius Junior cerca un po' di spazio, trova il calcio d'angolo che serve Marcelo, che alza la testa, cerca un compagno nel mezzo, trova Vinicius che però non riesce a deviare i minuti. Sta arrivando Odriozola, prova a servirle una gran palla questa Odriozola, rimorchio proprio per Vinicius, intervento perfetto in estirata di Ramos prima di tutti, poi il grandissimo anticipo di Saul che entra in area, potrebbe anche tirare, va a cercare il rimorchio João Félix. Il 2-0 dell'Atletico Madrid si presenta così con un gol nel derby. João Félix, grandissima pressione, un Real Madrid che dorme sulla seconda palla, Sau si inserisce benissimo, palla dentro, e per João Félix è un gioco da ragazzo fare il suo primo gol per l'Atletico in un derby. 126 milioni di euro che João Félix prova a giustificare immediatamente con un gol qui al MetLife Stadium di New York. Male la difesa dell'Atletico Madrid, bellissimo il Real Madrid, attenzione a João Félix che può servire Diego Costa, va col mancino João Félix, fuori, occasionissima per andare sul 3-0. E qua adesso però il Real Madrid devono cercare di andarne fuori, perché comunque... Attenzione a Odriozola, però adesso Odriozola va a crossare nella terra di nessuno, dove c'è solo... Su cross, non è finita Diego Costa, Courtois, Marcelo malissimo anche lui, con Lemar che va di nuovo da Renan Lodi, finisce a terra, ampissimi gesti del direttore di gara nei suoi confronti di rialzarsi, ancora brivido però per il Real Madrid che qui con Nacho indeciso sul da farsi sbatte il suo tentativo sulla difesa del Real Madrid, qui gran palla per Angelito Correa, 3-0 3-0 dell'Atletico Madrid. Che cosa sta succedendo qui a New York? Real Madrid 0, Atletico Madrid 3, ha segnato anche Angelito da Boeo, Angel Correa. Andiamo ad ammirare cosa ha fatto Coquet in questa azione, perché si è girato e ha mandato tutta la difesa del Real Madrid fuori giri, e dopo logicamente bellissimo gol di Correa, ma la giocata fantastica è quella di Coquet. Angelito da Boedo, Correa, largo Vinicius Junior, servito, la sovrapposizione di Odriozola, Vinicius, Oblak anticipa Jovic che poi però affonda i suoi tacchetti nel fianco del portierone sloveno. Provato brutto Jovic scontro. A farsi vedere, niente da fare anche per lui. Brutto scontro. Altra palla persa. Ancora Diego Costa, 4-0. 4-0 dell'Atletico Madrid. Neanche mezz'ora di gioco. Siamo 4-0, doppietta di Diego Costa. Che sta succedendo?
sono completamente in palla. In questa situazione qua Sergio Ramos prova un pallonetto in mezzo al campo. Penso che oltre che Saul ce ne fosse un altro che era in grado di rubare palla penso a Modric o Kroos. Vediamo a Modric. Nessun problema per Saul nel servire Diego Costa, è un'esecuzione quella nei confronti di Beau Courtois. Pallo. Sul punto di battuta prova a dipingere per Sergio Ramos, che quasi con questo intervento difensivo fa autogol. Era una palla. La bussola del capitano, figuriamoci gli altri. Lemar, ancora il colpo di testa di Hermoso. Qui Courtois evita il 5-0. C'è un cortocircuito tra le maglie bianche. Tra uscente, cerca uno spazio, cross sul secondo palo dove c'è Benzema, falloso però. Trova lo spazio spingendo Trippier. Arriva il fischio di Ankel. Fanno ovviamente festa Benzema, Modric prova a svegliarsi Benzema, Vinicius, zona tiro, Vinicius, lontanissimo. Da Costa chiama il pallone Saul, si va invece da Trippier che entra in area di rigore, dentro per Lemar che spreca la palla del 5-0, incredibile. Sempre in ritardo, partono sempre dopo anche questa situazione, Hazard arriva in ritardo su Trippier che mette una palla favolosa. No. Modric. E l'Atletico dentro per Vinicius, palo anche sfortunato il Real Madrid. L'iniziativa di Vinicius Junior, che avrebbe potuto restituire entusiasmo al Real, sbatte sul palo e poi finisce tra le mani di Obla. Lo col sinistro colpisce in pieno Isco, non è finita. Hazard ancora da Marcelo, salva tutto, non è finita ancora. Lemar, Diego Costa finisce a terra. Calcio di rigore per l'Atletico Madrid, che può andare sul 5-0 prima della fine di 45 minuti. Incredibile, ancora tutto il Real Madrid fermo, grande palla per fa sedere parte Diego Costa contro Courtois, spiazzato, tripletta di Diego Costa in 45 minuti, l'Atletico Madrid ne ha fatti però altri due, Real 0, Atletico 5, incredibile. Manita servita, incredibile. Mancano ancora 45 minuti e l'Atletico Madrid... Grandissima tecnica, corrono come dannati. Anche perché all'altra parte i campioni ci sono e come. Finito d'angolo a cercare Benzema, Saul, poi Modric col mancino, deviazione, Oblak blocca. Felix tra le linee, la domestica e da un corridoio pazzesco per Diego Costa! Quarto gol di Diego Costa, 6-0 dell'Atletico Madrid sul Real. Ci ho messo 5 minuti nel secondo tempo a trovare ancora un gol e adesso il record. Mai nella storia dei derby di Madrid l'Atletico aveva fatto tutti questi gol al Real. Speravamo che il Real arrivasse in partita almeno nel secondo tempo, mentre invece continua lo stesso copione del primo tempo. Grandissima palla, bravissimo Felix a mettersi in mezzo alle linee, stop, delizioso. Hazard, due su di lui, il belga la fa passare per Marcelo che cerca un gol pazzesco in sforbiciata, la pettina soltanto, rimessa dal fondo per l'Atletico Madrid. Stavo notando che in quasi tutti i cross che avvengono adesso... Carica il mancino, morbido per Benzema. Poi la rovesciata di Sergio Ramos. Ancora una rovesciata da parte dei giocatori del Real Madrid. L'esito però si anche concedere un pizzico di leggerezza all'Atletico Madrid. Hazard! Arriva il gol di Nacho. Il gol di Nacho la riprende. Nacho dalla porta nella speranza di accendere l'entusiasmo dei suoi compagni. Segna Nacho, Real Madrid 1, Atletico Madrid 6. Vedremo se sarà la sveglia per questo Real Madrid. Buon inserimento sul calcio d'angolo di Hazard, un rimpallo, si inserisce bene, prova il cross, praticamente Kubo, il giapponese fermato da Lemar, steso anche lui, calcione di Diego Costa e adesso Rissa, Far West totale tra Real e Atletico con Diego Costa che prova a mettere un po' le mani addosso a tutti. Arriva Saul a sedare un po' anche Carvajal, se le erano promesse da un po', soprattutto con Lucas Vázquez. Assolutamente. Ancora l'Atletico Madrid che realizza il 7-1, incredibile, 7-1 Vitolo,
60 metri di campo, è riuscito ad arrivare lucido davanti alla porta e piazzare il pallone all'angolino. Però anche qua è incredibile la difesa del Real Madrid che gli permette di fare 60 metri di campo. Vitolo realizza il 7-1 per l'Atletico Madrid. Stiamo osservando e raccontando qualcosa di storico. Trova modo di segnare anche Vitolo, niente da fare per Keylor Navas. Vitolo resiste. ضغط زر لايك وشير وسبسكرايب تشجيع لنا لنستمر في المزيد.